Napoli si perde un altro validissimo artista, il pittore e incisore Antonio Pettinicchi, figura schiva ma apprezzata a livello nazionale per le sue opere. Le soluzioni alle difficoltà alla Fondazione Giovanni Paolo II non arrivano, la struttura sanitaria conferma la possibilità dei licenziamenti dal 2015. Per tutto il 2014 il Molise sarà interessato dal Festival Nazionale dell'Astronomia. Gli eventi di carattere scientifico partiranno tra pochi giorni. Per l'atletica leggera, fine settimana a Capobasso con i campionati regionali assoluti e promesse. Le gare si svolgeranno a Fontana Vecchia. Bentrovati gentili telespettatori, nel Molise continuano ad avere poca consistenza numerica i fenomeni criminali molto gravi, resta invece l'allarme per i furti nelle abitazioni, diffusi e spesso impuniti. Questa analisi è emersa oggi nel corso di un vertice tra le diverse forze di polizia nel Palazzo di Governo a Campobasso. Lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali e pericolosi sono una delle piaghe per l'ambiente, è stato detto, ma le attività in campo sono state intensificate dalle autorità di pubblica sicurezza. Il Molise perde un artista valido e affermato a livello nazionale, originario di Lucito, Antonio Pettinicchi è scomparso oggi. Il suo talento lo ritroviamo in molte collezioni pubbliche e private. Il maestro Pettinicchi nel ritratto di Giuseppe Pittà. Una perdita importantissima per la cultura e l'arte del Molise. La scomparsa del maestro Antonio Pettinicchi ci lascia dentro una incredibile e magnifica commozione, costruita da quelle malinconiche tristezze che le figure rappresentate nelle sue tele e nei fogli magici delle sue incisioni ci trasmettevano e trasmettono. Non è un vuoto incolmabile di una perdita che pur dovrebbe creare sofferenza, perché mitigata dai segni della sua arte, che continua a parlare attraverso le scene, i colori delle sue e nostre disperazioni, le parole non scritte né dette, eppure così nitide e significative, scaturite da ogni poro di quella pelle dipinta che fa di ogni suo quadro una sorta di urlo della e all'umanità. Il maestro ci lascia a pochi mesi dal raggiungimento della soglia dei 90 anni, lui che era uomo modernissimo, ancora presente nelle proposte delle visioni più cariche della verità di questo nostro vivere di Molise e per il Molise. Una carriera artistica di primo piano, riconosciuta tale da critici ed operatori, lui così schivo da evitare i clamori dell'interesse, fermo nelle sue convinzioni di innovatore, ma anche di uomo che ama la sua terra e la impasta nei colori e la rende giustizia e rispetto ogni giorno. Originario di Lucito, un paese presente nelle citazioni di tanti suoi dipinti, trova la sua dimensione ideale nello studio formativo dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, muovendo da lì però passi di grande respiro culturale, mai veramente scanditi da gerghi accademici, ma da una visione straordinaria delle concretezze dell'era moderna, dove si anche osa e soprattutto si lotta per sopravvivere. Oggi Antonio Pettinicchi ci lascia tutti un po' più orfani, anche se quel suo sorriso un po' amaro e distratto rivive nelle sue opere, che, per chi volesse ritrovarlo o magari scoprirlo, resta fermo in una sorta di mostra permanente che è allestita nelle sale, scalinate compreso, della provincia di Campobasso, dove il maestro racconta la sua Divina Commedia, entrando da par suo nelle pieghe di un vivere che non è mai facile, ma anzi quasi sempre drammatico. Dal mondo della cultura a quello della politica, il cordoglio alla famiglia di Antonio Pettinicchi, pittore e incisore che ha dato lustro con le sue opere al Molise intero, un uomo schivo che si è fatto apprezzare per le sue doti umane prima ancora di quelle artistiche. Prosegue il braccio di ferro tra la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso e i dipendenti della struttura sanitaria. Il futuro occupazionale di decine di infermieri resta a forte rischio in contrada Tappino. Futuro quanto mai incerto alla Fondazione Giovanni Paolo II del capoluogo. Da mesi i patemi del personale infermieristico si scontrano con le esigenze dell'azienda privata di ridurre i costi gestionali.
Al termine degli accordi di solidarietà dagli inizi del 2015, la ex cattolica potrebbe procedere ai licenziamenti collettivi previsti, una situazione che non piace ai sindacati intenzionati ad andare fino in fondo alla vertenza. Entro la fine del mese prossimo il sindacato FIALS procederà ad un nuovo incontro di verifica e a possibili assemblee straordinarie con gli infermieri della Fondazione a tutela dei livelli occupazionali. Posti di lavoro che per la FIALS non sono assolutamente in esubero, come invece denuncia la struttura di Contrada Tappino. L'amministrazione regionale a Palazzo Vitale chiederà conto alla Fondazione del mancato raggiungimento del budget assegnato. Non è difficile immaginare che il tetto di spesa deliberato negli anni scorsi potrebbe scemare se le posizioni dei vertici aziendali non saranno più morbide. Intanto nel vicino ospedale pubblico del Cardarelli da martedì 1 luglio verrà attivato l'ambulatorio per la diagnosi e cura dell'osteoporosi. Per il mancato raggiungimento del numero legale salta il Consiglio Comunale di Isernia. La minoranza di centrodestra coglie l'occasione per attaccare l'amministrazione del sindaco Luigi Brasiello. Tra i punti in agenda del Consiglio Comunale straordinario di Palazzo San Francesco a Isernia c'erano la discussione sui debiti fuori bilancio ma anche il tema degli organi direttivi del Museo Civico. Tuttavia non è stato raggiunto il numero legale e l'assise è saltata, con la minoranza consiliare che ha colto l'occasione di sferrare un duro attacco nei confronti dell'amministrazione e un provocatorio consigliere Gianni Fantozzi che ha addirittura invocato le dimissioni del sindaco Brasiello. Il compito di questa maggioranza è garantire la presenza in Consiglio Comunale. È già la seconda volta che accade questo. La prima volta noi siamo stati consenzienti ed abbiamo consentito che il Consiglio Comunale fosse fatto. Adesso la misura è colma, perché al di là del fatto che è un'amministrazione immobile, un'amministrazione che non ha prodotto niente fino adesso, le uniche cose che sono state fatte su scorta di quello che è stato il lascito della vecchia amministrazione. Non c'è progettualità. Gli assessori che fanno i direttori dei lavori, gli assessori che al posto di pensare a programmare qualcosa per Isernia vanno facendo i direttori dei lavori, vanno presenziando all'asfalto della strada, forse dimenticando qual è il loro ruolo politico. Noi non vogliamo essere corresponsabili dell'andamento di questo tipo, di questa amministrazione, della gestione di questa amministrazione. Il sindaco prenda coscienza di questo fatto, deve capire che la maggioranza che ha non è all'altezza di amministrare questa cosa e prenda le dovute decisioni. O cambia maggioranza oppure si dimetta. Ma la maggioranza, per il tramite del consigliere PD Sergio Sardelli, ha negato l'esistenza di qualsivoglia problema politico, adducendo per l'assise andata deserta altre ragioni. Non è un problema di maggioranza, ma per ragioni imprevedibili, urgenti, di lavoro e personali, di salute di qualche consigliere, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il numero legale. Poi la minoranza strumentalizza sempre questa assenza di qualcuno per fini politici, ma non c'è nessun problema in maggioranza, quantomeno non c'è un problema politico in maggioranza. E sulla questione dell'immobilismo e della scarsa progettualità, Sardelli ha rispedito le accuse al mittente. È assolutamente il contrario, perché la maggioranza sta avendo tante difficoltà proprio per la scarsa qualità dell'amministrazione che ci ha preceduto, che ci ha lasciato molti problemi che stiamo risolvendo, dai regolamenti, altre questioni anche procedurali che piano piano stiamo per risolvere, ed è questo il motivo anche dell'apparente ritardo di questa amministrazione. Inchiodato dalle lettere inviate a casa della vittima, per il medico della Fondazione Giovanni Paolo II si spalancano le porte del carcere, condannato dai giudici del Palazzo di Giustizia di Viale Elena a 20 mesi di reclusione, a suo carico tentata estorsione aggravata nei confronti di un professionista del capoluogo. Nel 2015 il medico anestesista aveva cercato di estorcere alla vittima circa 100.000 euro. Una positiva novità per migliorare il traffico: in seguito alla chiusura del viadotto Callora, il traffico leggero potrà transitare per il centro di Boiano, mentre quello pesante sulle strade che recepiscono l'attuale deviazione. A giorni arriverà l'ordinanza da parte del compartimento ANAS.
in relazione alle modalità del traffico degli automezzi nella zona di Boiano, in seguito alla chiusura del viadotto Callora sulla strada statale 17, sicuramente si è raggiunto un buon risultato nella riunione convocata dal prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Menna, alla quale hanno partecipato le figure istituzionali regionali e comunali competenti, oltre alla dirigenza dell'ANAS e ai vertici della Polizia Municipale e delle associazioni imprenditoriali. Si è concordata una soluzione: il Comune di Boiano si rende disponibile a far transitare sulle sue strade cittadine il traffico leggero e quello pesante locale sulle strade comunali che attualmente recepiscono la deviazione del traffico leggero. Tra pochi giorni ci sarà un'apposita ordinanza dell'ANAS che entrerà in merito alle modalità delle percorrenze. Naturalmente i mezzi interessati dal traffico pesante di lunga percorrenza resta regolato secondo le modalità già in vigore. Dalla riunione è scaturita anche la necessità di operare nel segno di una riduzione dei tempi necessari ai lavori, con l'ANAS che ha ribadito l'impegno in tale direzione. Intanto, sulle medesime tematiche è stato votato in Consiglio regionale un apposito ordine del giorno per ottenere garanzie proprio sulla esecuzione dei lavori e sulla tempistica per limitare assolutamente i disagi scaturiti da una chiusura troppo lunga della strada. Si è subito attivato il neosindaco di Campobasso Antonio Battista a chiedere spiegazioni alla SEA sul malfunzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. La ditta operatrice ha voluto precisare le difficoltà del personale ad effettuare la selezione dei rifiuti nei giorni a cavallo del Corpus Domini per l'eccezionale afflusso di visitatori. Nel Molise il Festival Nazionale dell'Astronomia, a partire da pochissimi giorni e fino a tutto dicembre. Saranno tante le iniziative a carattere scientifico e divulgativo. Davvero un'ottima opportunità questa del Festival Nazionale dell'Astronomia, che si svolgerà per lo più a Campobasso, utilizzando al meglio le strutture della Fondazione Molise Cultura, l'ex GIL, per tutta una serie di iniziative che partiranno a giorni e continueranno nel corso dei prossimi mesi. Tante occasioni per conoscere l'universo e le leggi scientifiche che lo regolano, attraversando misteri e teorie, giocando a comprendere meglio i meccanismi della fisica e delle altre scienze. Il tutto nell'impegno di un comitato scientifico di tutto rispetto, che vede la partecipazione attiva del presidente dell'Istituto Nazionale di Astronomia, il professor Giovanni Bignami. Questo sarà il primo Festival dell'astronomia di questo calibro, diciamo, di grosso spessore scientifico, praticamente in tutta Italia, certamente nel centro-sud dell'Italia. E l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che io presiedo, è molto onorato dal partecipare a questo, dare la sua sponsorizzazione, cercare di partecipare a costruire dei programmi che siano affascinanti per tutti, per la gente così che ama l'astronomia perché vede le stelle, per i ragazzi. Faremo un planetario fantastico, che è il planetario dell'INAF, del quale siamo molto fieri, e io ho anche già la coda di giovani astronomi che hanno voglia di venire qua a dialogare con la gente, a spiegare le bellezze del cielo e raccontare storie di astronomia al pubblico, ai ragazzi. Poi ci saranno anche due telescopi dedicati in cui la gente potrà fare la coda per vedere bellezze celesti. Gli organizzatori del festival stanno predisponendo i programmi e la sistemazione di un planetario che sarà a disposizione delle scolaresche e dei cittadini e si avvarrà della collaborazione di docenti, ricercatori e tecnici. L'ASREM di Isernia ha concordato con il Corpo Forestale e la Polizia Provinciale un programma di controlli volti alla verifica della proprietà dei cani nei comuni della Valle del Volturno. I controlli hanno evidenziato il mancato rispetto della normativa nel 60% dei casi. Scopo principale della registrazione anagrafica è quello di contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali e degli incidenti stradali che conseguono. Le verifiche proseguiranno nei prossimi mesi in tutti i comuni della regione.
Per il Molise si aprono nuovi orizzonti turistici, economici e ambientali all'indomani del forte ampliamento del territorio inserito nelle due riserve naturali in provincia di Isernia. La conservazione di paesaggi, ecosistemi, specie animali e floreali, lo sviluppo sostenibile e socioculturale dei paesi dell'Altissimo Molise, il supporto logistico per l'educazione ambientale, una spinta al turismo tra la natura mai avuta fino ad oggi. Questi in estrema sintesi i risvolti ottenuti per Collemeluccio e Monte di Mezzo dall'UNESCO, due delle 10 aree italiane MAB che appartengono alla provincia di Isernia. Il territorio interessato passerà da poco più di 600 ettari ad oltre 25.000. In prospettiva per il turismo, arte e ambiente, un volano unico nel suo genere. L'importanza sta proprio nel fatto che riuscire ad ottenere il riconoscimento è qualcosa di difficilissimo che viene riconosciuto e dato solo a territori che hanno lavorato tanto e che hanno delle peculiarità particolari come quelle dell'Alto Molise. Sì, 7 comuni interessati, li voglio sempre ribadire e ricordare: Chiauci, Carovilli, Pescolanciano, Pietrabondante, Rocca Sicura, San Pietro Avellana e Vasto Girardi sono la carta d'identità dell'Alto Molise, ma del Molise intero, un territorio che ha al suo interno 5 core area, 5 foreste demaniali regionali, diversi SIC e una natura che è qualcosa di fantastico e che nell'Appennino italiano è quasi un unicum, insomma. Questo è un primo passo ed è il passo probabilmente più importante finora, perché il riconoscimento UNESCO è un passo importantissimo. Oggi dobbiamo lavorare per far conoscere questo territorio e per strutturare soprattutto la governance territoriale e un'azione di sviluppo sostenibile appunto dell'Alto Molise, che può essere secondo me anche un obiettivo replicabile in altre aree di questa nostra regione. La riserva dell'Altissimo Molise sarà un luogo d'eccellenza per la possibile presenza di un ecomuseo, percorsi naturalistici nel verde, aree di monitoraggio degli ecosistemi viventi. Nel MAB del Molise ricadono 12 habitat, siti archeologici, artistici e silvopastorali, borghi dell'antico Sannio di assoluto pregio e accoglienza. In occasione della marcia per il lavoro organizzata sabato 28 nella città capoluogo, il consigliere alla regione Filippo Monaco mette in evidenza come la crisi economica è diventata adesso crisi del lavoro, produzione dei consumi. La politica del rigore è riuscita a tenere un po' più in ordine i conti dello Stato, ma ha fallito sul piano dell'occupazione e sul reddito degli italiani. Riprendendo i contenuti del piano, l'esponente della maggioranza di centrosinistra ribadisce che la crescita deve essere basata sull'innovazione, così da creare posti di lavoro qualificati, e che questo tipo di politica avrebbe il vantaggio di coinvolgere i giovani. Sbloccati finalmente i fondi per il pagamento delle mensilità di maggio nei confronti dei dipendenti della provincia di Isernia, ma la guardia resta alta per i prossimi mesi. La questione ha subito un primo sblocco, tuttavia è lungi dall'essere risolta. Si tratta della vicenda del saldo delle spettanze nei confronti dei dipendenti della provincia di Isernia. Al momento, dopo la riunione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di Credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente, c'è stato il placet a liberare risorse almeno per garantire la mensilità di maggio, che quindi sarà presto erogata. Ma il problema resta per gli stipendi successivi. Per corrispondere ai prossimi salari, infatti, a partire da quello relativo al mese di giugno, ormai quasi concluso, bisogna attendere la decisione del Tribunale di Benevento sul ricorso presentato dalla provincia avverso il pignoramento di 2.200.000 euro ottenuto dalla ditta Maltauro, decisione che potrebbe arrivare il 2 luglio prossimo, quando il ricorso verrà discusso in udienza. Se il pronunciamento dovesse rivelarsi positivo per l'ente di Via Berta, potrebbero essere superate le contingenti difficoltà economiche, altrimenti sarà necessario aspettare il pagamento del decreto ingiuntivo nei confronti dello Stato emesso dal Tribunale di Campobasso per i mancati trasferimenti dal 1999 al 2014 per circa 16 milioni di euro. Ma c'è di più. I vertici di Palazzo Berta, sempre per mettersi al riparo dalla penuria di fondi, nei giorni scorsi hanno sollecitato il Ministero competente almeno per ottenere le rimesse relative al solo anno 2013 per un importo complessivo di 3.200.000 euro. Tuttavia, per il primo scoglio superato, Mazzuto ha espresso soddisfazione ed ha ringraziato tutti coloro i quali hanno lavorato per il raggiungimento del risultato, mostrando gratitudine in particolare ai dipendenti e funzionari provinciali per il senso del dovere, la pazienza e l'attaccamento all'ente che hanno dimostrato.
I carabinieri di Agnone hanno denunciato oggi alla Procura della Repubblica due giovani, entrambi della provincia di Roma, per il reato di ricettazione. I due avevano rubato uno smartphone dalla borsa di una studentessa molisana in un locale agnonese nel dicembre dello scorso anno. L'Unione Ciechi e i Povedenti ha destinato agli enti pubblici e privati un documento nel quale propone programmazione e formazione professionale a tutela delle persone in situazioni di disabilità visiva. Seguiamo questo contributo. Continua, purtroppo il più delle volte inascoltata, l'azione di sensibilizzazione della Presidenza regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti verso le tante problematiche irrisolte che affliggono i soci dell'Unione. Questa volta il Presidente regionale Marco Condidorio, oltremodo amareggiato per le tante porte chiuse con le quali si è imbattuto in questa fase di preparazione alla visita del Santo Padre in Molise, ha redatto ed emanato un deliberato mediante il quale propone all'intero territorio molisano e a tutti gli enti pubblici e privati le linee per una formazione e programmazione professionale a tutela delle persone in situazione di disabilità visiva assoluta, ipovedenti gravi o con pluriminorazione aggiuntiva. È un documento programmatico col quale l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in Molise intende proporsi alle istituzioni pubbliche e private come guida nell'ambito dell'istruzione obbligatoria per le persone in situazione di disabilità visiva e nell'ambito della formazione professionale. Bisogna infondere nelle istituzioni, soprattutto pubbliche, l'idea secondo la quale il cittadino in situazione di disabilità visiva non è un cittadino di serie B, non è un cittadino inferiore agli altri, ma messo nelle condizioni più idonee, consentendogli in qualche modo di far fronte al proprio percorso formativo, può raggiungere l'autonomia pari a tutti gli altri cittadini. Affrontare e risolvere queste criticità è un problema di mentalità o un problema di fondi? È sia un problema di mentalità, e direi che è il primo problema, è il primo aspetto critico. La nostra società ha bisogno soprattutto di una formazione che l'aiuti a rimodulare un attimino alcuni valori umani. E poi certamente è anche un problema di sostentamento, un problema di fonti, un problema di tecnologie, è un problema di infrastrutture. E Marco Condidorio e Matteo Calabrese, entrambi esponenti regionali dell'Unione Italiana Ciechi, ospiti oggi nel programma Il Molise che va in onda dopo i notiziari di questa sera. Guido Mancini di Poggio Sannita si diletta a comporre poesie. Una ne ha dedicata a Papa Bergoglio in occasione della prossima visita in Molise. Michele D'Alessio lo ha intervistato per noi. Guido Giovanni Mancini, lei ha trovato un modo tutto particolare per salutare la venuta del Papa in Molise. Sì, sono contento della venuta di questo Santo Padre, perché effettivamente spero che porti questo segno di umiltà, questo segno di dedizione alla Chiesa e verso gli altri nella nostra terra, che sicuramente ne ha bisogno. Quindi le ha dedicato una poesia? Sì, ho pensato di dedicare una poesia. Papa Francesco, tu incarni Dio sulla terra per predicare la pace e scongiurare la guerra, per ammonire tutti, onesti ed imbroglioni, a un maggior rispetto e ad essere più buoni. Hai scelto questo nome a simbolo d'umiltà, rievocando a tutti il senso della cristianità. Benedici questa terra perché prosperi di più e infondici la forza della fede che hai tu. Grazie, Pastore nostro, della visita che ci fai. Il Dio ti abbia in gloria per quello che ci dai. Quest'umile Molise ha in serbo grandi virtù. Allontanaci i malfattori che offendono Gesù. Il comandamento, che oggi non ha un nesso, è quello di rispettare gli altri come se stesso. Io, da pudico seguente della legge divina, devoto recito le mie preghiere ogni mattina.
O nostro Santo Padre, ti invochiamo a dare la luce della fede che porta a non sbagliare. Grazie ancora, o Pastore da Dio prediletto. Accogli questo invito e conservalo nel petto. Molto bella, dobbiamo cercare di farla recapitare allora. Sì, mi farebbe piacere, con devozione proprio, mi farebbe piacere che il Papa avesse questo messaggio. L'ASREM apre all'ospedale di Agnone a partire da oggi pomeriggio l'ambulatorio della terapia del dolore. Per i pazienti una serie di prestazioni come le infiltrazioni di farmaci anestetici. L'ambulatorio sarà accessibile solo nel giorno di mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19. E adesso spazio alle previsioni del tempo. Condizioni di maggiore stabilità atmosferica dal pomeriggio di oggi sul Molise. Cielo prevalentemente soleggiato e temperature comprese tra la minima di 16 gradi a Campobasso e la massima di 33 a Terni. Ventilazione sud-occidentale mosso l'Adriatico centrale. Dalla sera cielo generalmente stellato. Domattina parziale copertura del cielo sulla regione. I valori climatici si manterranno stazionari. Venti deboli variabili. Lutto cittadino oggi a Capodipietra in occasione dei funerali dello storico tecnico e dirigente della locale squadra di calcio Antonino Passarelli, scomparso improvvisamente per una malattia fulminante. L'estremo saluto è stato dato nella chiesa di San Martino. Ed infine il comitato FIDA organizza sabato 28 e domenica 29 una manifestazione di atletica leggera che avrà luogo sulla pista di Fontana Vecchia a Campobasso. Si disputeranno i campionati regionali assoluti e promesse, la quarta giornata del trofeo giovanile e il biathlon. Con questa notizia di sport è veramente tutto, grazie per l'attenzione e per l'ascolto, arrivederci.